Bella a tutti ragazzi e bentornati nella nostra carriera su Football Manager 2016. Quindi apriamo al meglio questa settimana con un nuovo episodio di Football Manager. Allora, quest'oggi avremo tre partite, ve l'avevo già annunciato naturalmente nello scorso episodio, contro Roma, Milan e Juve. Mamma mia, partite davvero difficilissime. In casa con la Roma e la Juve e in trasferta a San Siro contro il Milan. Vi ricordo, prima di andare alle partite, che se volete acquistare il gioco trovate il link qui sotto in descrizione, un sito sicuro e affidabile al 100%, posso confermare io, ma potete confermare anche tutti voi che è un sito davvero sicuro ed affidabile. E il gioco lo trovate anche a basso prezzo, poi ogni giorno ci sono sempre nuovi sconti, quindi magari siete anche fortunati lo trovate ancora di meno. Vi chiedo inoltre, ve lo chiedo davvero col cuore, dato che è una serie che amate, una serie che seguite comunque anche in tanti, mi raccomando, supportatela con un mi piace, non vi costa nulla, andate in basso, a destra, cliccate mi piace, è davvero importantissimo. Fidatevi, è una cosa che a me serve per vedere il vostro supporto, è perché comunque è un gioco che adoro, è un gioco che avete imparato ad amare anche voi, quindi supportatela al meglio. Raga, adesso andiamo immediatamente a preparare la formazione all'ora di pranzo contro la Roma. Ok, la formazione che ho scelto per sfidare la Roma è questa: Mannoni, Crescenzi, Campagnaro, Fornasier, Calabria, Mascarell, El Kadouri, Lodi, Nzogbia, Cocco e Pavon prima punta. Secondo i bookmakers comunque, raga, non c'è tutta questa differenza. La Roma è favorita 2,25, ma noi siamo quotati 2,75, quindi buono. Loro giocano con il 4-4-2 con Gerson titolare a sinistra e davanti la coppia Salah-Dzeko. Naturalmente Dzeko non è come nella realtà che non segna, qui segnerà Valanga, ne sono sicuro. Ho motivato i nostri ragazzi ed è appena cominciata all'ora di pranzo Pescara-Roma all'Adriatico di Pescara. Crescenzi, entro per Nzogbia, il lancio avanti per Pavon, Pavon, fino in fondo, Pavon, la mette in mezzo, peccato, era un'ottima occasione. Lodi, El Kadouri, non è ancora finita, El Kadouri dentro per Mascarell, allarga per Calabria, il cross dentro per Pavon, la prende in mano Las. Cocco recupera palla, appoggia dietro la Calabria, dobbiamo giocare, bene, Lodi, molto bene, la palla per Pavon, Pavon ancora torna da Lodi, Lodi cambia il gioco per Calabria, bella palla, Calabria va al cross, Cocco, Cocco l'ha deviata la difesa avversaria, quindi calcio d'angolo per il Pescara, che comunque sta giocando un ottimo inizio di gara. Lodi dalla bandierina, la mette dentro, Gerson la prende, Gerson la mette dentro per Dzeko, lo sapevo io, me la sarò gufata, ma Edin Dzeko porta in vantaggio la Roma al 29esimo minuto di gioco. Nel frattempo è stato anche ammonito Crescenzi, non so per quale motivo. Comunque Nainggolan per Gerson, che la mette dentro col mancino, Dzeko è tutto da solo e al volo col mancino la mette alle spalle di Vito Mannone. Occhio all'errore, Pavon! Pavon! Trova il gol del pareggio! Cristian Pavon! Quinta rete stagionale al 46esimo minuto, l'ultimo minuto del primo tempo. Troviamo molto bene, che culo comunque, va bene, siamo stati fortunati per l'errore di Nacho, però Pavon era lì pronto a metterla dentro. 1-1 il pareggio del Pescara al 46esimo. Gervinho è da solo, uno contro uno, la mette dentro, la prende Calabria di testa molto bene. Poi il Kadouri, sfortunato, Gerson prova la conclusione deviata. E proviamo anche a ripartire molto bene con Calabria. Tiene palla dentro per Lodi, bella palla, Lodi, vede un corridoio per per Cocco. Lo serve adesso, Cocco, doveva vedere Pavon, Nzogbia in aria, Nzogbia fa tutto da solo, prova a mettere dentro, calcio d'angolo. Attacca il Pescara pericoloso. Pjanic, Nainggolan, la palla per Florenzi. Il cross dentro per Salah. Difesa ferma e Mohamed Salah trova il gol del 2-1. Grandissimo l'assist di Florenzi, che ha visto il movimento del compagno, gliela messa sul secondo palo alle spalle del difensore. Fermissimo Fornasier e Salah non sbaglia. Dentro la palla per Mackinock. Tiella Mackinock, bella palla per Caprari, la palla dentro per Pavon. La parata del portiere, peccato. Lodi molto bene, tiene palla dentro per Pavon, col tacco per Mackinock. Mackinock, palla fuori. Calcio d'angolo, Florenzi la mette dentro, Dzeko non la prende, Nainggolan la butta dentro, la palla rimane lì e c'è il 3-1. Edin Dzeko al 78esimo minuto. Ho provato a trovare il gol del pareggio, ma non ci siamo riusciti. Qui Edin Dzeko, appoggio di testa, Nainggolan la ributta dentro, un po' di confusione, qui nessuno che spazzi via la palla. Ci mette la zampata Dzeko e la mette dentro. 3-1 per la Roma. Prestazione alla fine deludente, anche se non abbiamo giocato proprio così male. Raga, adesso il bello è che la partita col Milan arriva nel turno infrasettimanale, quindi di mercoledì, e poi il sabato giochiamo contro la Juve. Davvero un trittico di partite assurde per noi.
Speriamo che le nostre riserve adesso nella partita contro il Milan riescano a far bene. Raga, mi raccomando che se avete consigli da darmi per migliorare la formazione eccetera, dovete scriverli qui sotto tramite un commento. Cerri riprende ad allenarsi con i compagni, molto bene Cerri, che nella realtà ha segnato il gol del vantaggio del Cagliari nell'ultima partita. Ho paura di uscire con 0 punti da queste 3 gare. Andiamo a San Siro per Milan-Pescara. Allora, per affrontare il Milan ho scelto questa formazione, sempre al solito modulo, con Mannone, Dramme, Clayton, Terranova, Zampano, che torna in campo dopo tanto tempo, Torreira, El Kadouri, Van Kjær, Caprari, Pavon e La Padula. Loro invece giocano con un'ottima formazione, raga. Menes, prima punta, Onda, Fellaini, De Jong, Maximovic, Coentrao. Sarà una sfida tosta. Ho detto ai giocatori di giocare concentrati ma tranquilli, perché naturalmente il Milan è la squadra più forte, ma possiamo giocarci le nostre carte, dobbiamo giocarci le nostre carte. Dramé per Van Kjær, la palla per El Kadouri, giochiamola molto bene. El Kadouri larga per Dramé, dentro per Caprari, Caprari ancora Dramé, il cross dentro per La Padula, la parata di Diego Lopez. Onda fermato dal Kadouri, lotto El Kadouri, la palla arriva a Menes, però Menes, la parata di Mannone, ancora calcio d'angolo, Torreira la butta in mezzo, di testa il palo, poi Clayton, Clayton, clamorosa San Siro, Clayton porta avanti il Pescara al 28esimo minuto di gioco, Clayton, rivediamo, Torreira la mette dentro, Clayton di testa, colpisce prima il palo e poi sulla ribattuta, non sbaglia, 1-0 Pescara, clamoroso. Occhio a Palentro, Fellaini in aria, Fellaini appoggia dietro, De Jong, De Jong col destro allarga per Maximovic, Maximovic può andare dentro per Dam, il cross per Menes, Clayton, poi Fellaini col tacco per Dam, la palla ancora dietro per Fellaini, col destro deviata, calcio d'angolo. Occhio il Milan, Zampano che intervento, Onda allarga per Fabio Coentrao, Fabio Coentrao la mette dentro, un secondo palo, c'è Dramé da solo, può controllare e lanciare Caprari, bella palla, Caprari per il momento di La Padula, prova a servirlo, vediamo se ci arriva La Padula, passa La Padula, La Padula, La Padula, 2-0, Gianluca La Padula al 36esimo minuto, brucia in velocità il difensore avversario, rivediamo qua, che velocità di La Padula, lo brucia, lo sposta, poi salta Diego Lopez e col mancino non può sbagliare da pochi passi, Gianluca La Padula, 2-0 Pescara, se non l'avete ancora fatto spollicciate raga, dai! Comunque tra un po' uscirà da me perché ha ammonito raga, non voglio rischiare, occhio qui il cross sul primo palo, Onda, subito il Milan con Keisuke e Onda, trova il gol del 2-1 al 52esimo minuto. Chi è che ha sbagliato qua? È un cross quasi raso terra, raga, sul primo palo. Dove eravate? Dove erano i difensori? 2-1. Occhio a Menes, deviata la sua conclusione. Maximovic ci prova anche lui. Possiamo andare in contropiede? Van Kjær, Pavon, La Padula. È un 2 contro 2. Forse anche 3 contro 2. Adesso non ci siamo persi. Van Kjær, non perdetela. È il Kadouri che sta per uscire. El Kadouri dentro per Torreira. È ormai quasi finita l'azione. Torreira, peccato. Era un'ottima occasione. Clayton cambia il gioco per Crescenzi, che è appena entrato per Dramé. Bella palla per Caprari. Caprari da solo in aria. Caprari fermato, niente da fare. Crescenzi, mettetela dentro. Van Kjær, no, anticipato da Onda. Occhio la palla per Menes in aria. Menes la mette in mezzo di testa Crescenzi. Maximovic in aria. Maximovic deviata la sua conclusione. Può ripartire Caprari. Il lancio con l'esterno per La Padula, che la mette giù. Uno contro uno di La Padula col difensore. La Padula lo salta tranquillamente. Se ne va Gianluca. La Padula è in aria. La mette in mezzo. Che brutto cross. È entrato Ciro Immobile nel Milan. Occhio Menes, siamo scopertissimi. Attenzione Crescenzi, chiudilo. La palla presa da Lodi, bravissimo. Il lancio poi per Caprari, ottima palla Caprari. Il lancio lungo per La Padula, può andare La Padula. In mezzo c'è Pavon, La Padula va fino in fondo. La mette dentro, calcio d'angolo buono. Coentrao la mette in mezzo di testa, molto bene la nostra difesa. Abate, il tiro di Fellaini, ma non la prende, non ci credo. Il pareggio di Ciro Immobile. 70esimo minuto, Ciro Immobile, trova il gol del 2-2 per il Milan. Zampano, Torreira, il lancio lungo dall'altra parte sbagliatissimo. Raga, adesso ho paura. Ho davvero paura di andarla a perdere. Che il Milan è sull'area dell'entusiasmo, mancano 20 minuti. Cross dentro, bravo Terranova. Abate, il cross dentro, non ci credo, lo sapevo. Lo sapevo, porca era. Bertolacci, 3-2 Milan, al 70esimo minuto. Non ci credo, Immobile. Immobile, dai, 4-2, no, ma dai, ma 4-2, no. Van Kjær, Richner, palla, Lodi, il lancio in avanti per La Padula, niente da fare.
Capra indietro da Venchiar, bella palla per Crescenzi, dai almeno riapriamola, la palla dentro, dai Makinok, la palla uscita. Crescenzi prova a ripartire per l'ultima volta, forse, lancio lungo, vai Caprari, posizione offensiva, non fischiare per piacere, vai Caprari, la palla dentro, niente, la Padula, vai 4-3, meno male almeno. Piccola consolazione, proprio la doppietta di la Padula, raga, meglio di niente, anche se qua anche il Milan ha sbagliato in difesa, pesantemente. E la Padula ne approfitta e mette a segno il gol del 4-3. La San Siro finisce qua, 4-3 per il Milan, una partita spettacolare per gli ospiti, un po' meno per il mio cuore, però va bene così. Ho detto comunque ai giocatori che è stata una partita no e che hanno giocato bene alla fine. Pavon starà fuori per fortuna soltanto dagli 1 e 3 giorni, quindi è una cosa abbastanza tranquilla, raga, io sono tranquillo perché va bene così. Magari salta la partita con la Juve, ma sarà nella prossima, e questo è quello che mi importa. La partita con l'Empoli che sarà più, ancora più importante. La partita con la Juve arriva a 3 giorni dalla seconda sconfitta consecutiva, arrivata per 4-3 a San Siro, ed è una gara a mio parere quasi impossibile. Se la Juve è come qua nella realtà, siamo messi molto male. Allora, siamo nell'anticipo delle 18 contro la Juve. Non ho niente da dire, raga, ho paura di fare un'altra figuraccia, ma è questa la nostra squadra. Giochiamo con Mannone, Crescenzi, Campagnaro, Fornasi, Arcalabria, Mascarella, El Cadduri, Bui, poi Zogbia, Cocco e la Padula. La coppia Dybala Musa mi fa molta paura, raga. Big Steiner la mette dentro, Dybala! 1-0 Juve. Palo Dybala. È soltanto comunque il suo terzo centro stagionale. Siamo ad ottobre, novembre. Comunque, 1-0 Juve al 20° minuto di gioco. Rivediamo qui la conclusione ravvicinata di Paolo Dybala. Dybala la mette in mezzo per Pogba. 2-0 Juve al 48° minuto. Il polpo, Pogba. L'assist di Dybala che mette a segno prima il gol del vantaggio e poi l'assist per Pogba che di testa non sbaglia. Tanto piove sul bagnato. Crescenzi è ammonito e ha fatto fallo su Lichtsteiner. Doppio giallo, espulso. Fuori Crescenzi, quindi adesso vedrò di cambiare qualcosa. Passiamo ad un 3-4, un 3-3-3. Ok, giochiamo con il 3-3-3. È entrato anche Lodi. Occhio qua, non subiamo un altro gol a caso. È entrato Lodi ed è entrato Bamba. Fuori Calabria e El Cadduri. Dybala mette in mezzo. Chiellini, bravo Mannone con la mano. Comunque davvero tre forse partite più brutte in assoluto. Hernanes la mette dentro. Bonucci di testa alta. Forse non ho mai giocato allenate tre partite così brutte, poi ravvicinate, bui, dietro da Campagnaro. Però se magari noi proviamo a segnare il gol del 2-1 sarebbe una bella cosa. Mascarella, punta due avversari, viene fermato da Hernanes. Fermata Dybala, è infermabile. Dybala la mette dall'altra parte, Lichtsteiner in aria, Lichtsteiner 3-0 Juve. Deluso. 3-0 Juve. Raga, adesso siamo anche un uomo in meno. Ho messo i tre difensori per far marcare a uomo sia Musa che Dybala, ma non è così facile. Occhio alla palla dentro, il tiro di Alessandro, vaffanculo. 4-0. E abbiamo preso 3 gol nella prima, 4 nella seconda e 4 in questa. Cioè, assurdo, raga. Assurdo, non possiamo subire tutti sti gol. Ma non è un altro che comunque non è che mi convinca così tanto. Ed è anche vero che non ha una difesa forte davanti a sé. Però Semedo la mette dentro per Dybala. 5-0. Togliamo l'offensiva, tanto non serve un cazzo provare a segnare, è inutile. 5-0. Se mi esonerano, rido male perché non me l'aspetterei una cosa del genere. Dybala 5-0. Juve è completamente dominatrice di questa gara. È finita 5-0, raga. Non ho niente da dire. Barella si lamenta perché non l'ho fatto giocare. Adesso anche non ho stati problemi di risultati. Anche il giocatore adesso ha un po' le palle. Davvero sono demotivato, raga, tantissimo da questi risultati. Non me l'aspettavo. Cioè, la partita contro il Milan buona, 4-3 in trasferta, ci può stare. La partita con la Roma potevamo fare qualcosina in più, e quella con la Juve, sì che la Juve è imbattibile, ok, perché avete visto che è prima in classifica, anche qui nel gioco davvero quasi imbattibile, però 5-0. Dai raga, fermiamoci qua,
Volevo andare ancora un po' avanti per vedere se arrivava qualche notizia dalla società, qualche email, qualche convocazione importante per noi perché volevano esonerarci. Invece, a quanto pare, non è arrivato nulla, non arriverà nulla perché, comunque, secondo loro siamo ancora in linea con gli obiettivi. Infatti, siamo comunque 14esimi a 13 punti. Siamo a più 4 dalla zona retrocessione occupata dalla Samp. E poi sotto ci sono Genoa e Cagliari. Quindi per adesso siamo in linea con gli obiettivi, ma possiamo fare ancora meglio, ne sono sicuro io. Secondo me, a parte contro le big, possiamo davvero giocarcela quasi con tutte. Vedremo come andranno le prossime partite. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Mi raccomando di supportare questa serie con un bel mi piace, vediamo di arrivare almeno a 1500 like. Lasciatemi la vostra analisi qui sotto perché è davvero molto importante per me, per giudizi, consigli, soprattutto consigli, in questo momento ne ho veramente bisogno. Anche il portiere consigli avrà bisogno anche lui. Però va bene, tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione, trovate anche il sito di Instant Gaming se volete comprare FM a prezzo scontatissimo, ma anche altri giochi. Non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale, vi mando un abbraccio enorme, mi raccomando sempre Forza Pescara e noi ci vediamo al prossimo video.